Eccola, è arrivata finalmente. Oh, ecco qua. Tutti gli adesivi. Parte idraulica identica, molla, chiave, chiavettina per valvoline in compressione, abbiamo la valvola blu. Ed eccola qua. Break 46, questa. Dopo vediamo come va. Già. Piove, piove. Speriamo che non venga giù il mondo proprio tra un quarto d'ora. Già qui è tutto bagnato, va, che bello. Ok ragazzi, ormai sta diluviando, quindi ce la facciamo tutta lo stesso e via. Tanto bagnati per bagnati. Questa è una sensazione, ma forse sembra un po' più rigida. Però è da vedere. Adesso sono indeciso se mettere o non mettere la mascherina. Grossi problemi. Eccoci, finalmente. Pensate che è da ottobre che gli stiamo dietro alla Formula Serva C. Siamo al 18-19 maggio, dopo tutto il casino del Covid e quant'altro, è finalmente arrivata e l'ho montata sulla pivot. Dunque, intanto beccato il diluvio universale, sono tutto bagnato. Però avevo troppa voglia di provarla, quindi me ne sono fregato e sono andato lo stesso. Sensazioni istantanee. Molto simile alla Selva S, quindi scorrevolezza, sensibilità, poi come dico anche nel giro sotto il diluvio, in salita quasi non si percepisce neanche che c'è molla. Avevo un po' paura, visto che settimana scorsa ho fatto il test della Mazzocchi e non metto niente più di dover rimanere male anche su questo, però devo dire che le impressioni sono completamente. Intanto c'è un'idraulica che è tale quale la Selva S ed è anche uguale all'idraulica della Nero, no della Nero, anche uguale all'idraulica della Selva R. Quindi funziona, si percepisce che funziona perché non hai l'impressione di avere una molla impazzita. Poi bisogna dire che diluvia, ho beccato proprio il diluvio, non vedevo niente.
quindi siamo andati un po' pianuccio, però la sensazione della ruota anteriore che lavora sulla terra, sul terreno, c'è, quindi c'è fiducia, quindi trasmette fiducia e si riesce a guidare. Sono stato piacevolmente impressionato. Mi è piaciuta abbastanza la forchetta. Devo ovviamente fare una prova migliore, magari domani se non diluvia un'altra volta, oppure giovedì, perché no, oppure sì, oppure giovedì. Comunque in questa settimana uscirò con un altro video. Comunque in questa settimana uscirò sicuramente con un altro video un po' più approfondito, anche per vedere i vari tipi di molle. Io metto sempre la firma, quindi è la penultima in scala, perché c'è anche l'extra firm. Per il momento è promossa. Sensazioni opposte alla Mazzocchi. Cioè il feeling è quasi immediato. E si ha anche la percezione, secondo me magari è una cazzata, però secondo quello che ho potuto vedere c'è la percezione di avere una forchetta un po' più rigida, in torsione, un po' più cattiva, diciamo. Quindi ottime sensazioni da riprovare. La terrò su un po' e poi vediamo a lungo andare, anche perché questa dovrebbe essere una forcella della manutenzione quasi inesistente, ovviamente il classico risciacquo e cambio d'olio di scorrimento, pulizia delle spugnette, però dovrebbe essere molto easy da un punto di vista di manutenzione. Il peso sull'anteriore in più non si avverte, quindi non è un problema di peso. E comunque è sempre la un po' vecchia formula che non traiamo. Vai, iscrivetevi al canale, guardatevi in giro che piove e ci vediamo domani o dopodomani. Ciao! A me è tutto bagnato. Ma non vedo più un cazzo. Anche qui sicuramente molto meglio la funzione. Io non vedo un cazzo, foglie su foglie, mamma mia. Thank you.
sostenuta da metà compressione in poi, sicuramente. Mamma mia, non si vede niente. Allora, è più reattiva la forchetta, però offre grip davanti, si sente l'idraulica che lavora. Direi abbastanza divertente. È bagnaticcio, scivola tantissimo. Diluvio. Visuale zero, gocce ovunque, facciamo la casa e boom! Ecco, qua sotto già piove di meno. Per terra, boh. Grip davanti, c'è buona forcella come primo test, è ottima. Ha smesso di piovere, puntualissimi.